seduto. Amici di Fanner, appassionati del calcio a 5, benvenuti al Pala Roma. Siamo giunti alle finali della Montesilvano Futsal Cup. Si gioca per il terzo e quarto posto categoria giovanissimi. A contendersi l'ultimo gradino del podio ci sono la Lazio Calcetto e l'Acqua e Sapone. Calcio d'avvio subito in avanti, l'Acqua e Sapone, prima offensiva dei neroazzurri, neutralizzata bene dalla retroguardia della Lazio, che ora prova a sua volta a impostare la prima manovra. Ferretti. Vediamo come intenderanno affrontare questa finale queste due squadre, se tenteranno subito la via del gol, studieranno un po'. Ferretti ancora. Bernardini. Rinvio lungo del portiere della Lazio a cercare ancora Bernardini. Palmisano chiuso, allora può ripartire l'azione dell'Acqua e Sapone. Ranalli, in verticale Ranalli a cercare il suo compagno. Chiude sull'auto di sinistra Ferretti. Poi con l'aiuto del suo compagno va a rinvio, confusione. Poi mette ordine il portiere della Lazio. Dall'altra parte non aggancia Bernardini. Ora out di sinistra preso dall'Acqua e Sapone con il numero 9 della formazione neroazzurra, che anticipa con la punta alla conclusione. Forse un tocco. Così è, c'è stata deviazione sul tiro del numero 9 Marrazzo. Primo calcio d'angolo del match per l'Acqua e Sapone, giocato all'indietro. Non trova la porta Marzuoli. E allora al rinvio a spazio, se lo prende tutto Bernardini, per allargare poi il gioco Ferretti. Il corridoio a cercare l'inserimento di Palmeggiani, troppo lungo, allora con le mani di Francesca Antonio. Ferretti alza la testa, Ferretti, movimento di Baiocco, capisce tutto. Ranalli che riparte, non può arrivare però sul pallone Trabucco. Tanto agonismo, ancora però poche conclusioni sia da una parte che dall'altra. Per ora reggono le due difese. Vediamo adesso questa azione della Lazio portata avanti da Ferretti, che allarga il gioco per Bernardini. Gioca sulla fascia Bernardini, poi la mette in mezzo. Controlla ma non a sufficienza il suo compagno, pallone sul fondo. Deviazione allora, calcio d'angolo per la Lazio, il primo per la squadra biancoceleste. Lo gioca in mezzo, poi rinvio e allora si apre la possibilità di contropiede per l'Acqua e Sapone. La scivolata provvidenziale di Palmeggiani. Ferretti capisce tutto, intercetta e va. Ferretti ancora, la difende, poi la perde però, allora Trabucco, fermato a sua volta. Azione insistita del centrale della Lazio. Si trattava di Baiocco. Rimessa adesso in zona offensiva per la Lazio Calcetto. Baiocco sul pallone, vicino a lui Scarabotti, appena entrato, tocca il suo primo pallone, forse non nel migliore dei modi. Allora subito a questa pone, out di sinistra, 1-2, perfetto, a tu per tu il numero 4 Marzuoli, non può sbagliare, fa 1-0, apre le marcature l'Acqua e Sapone, contropiede micidiale, 1-0 il vantaggio dell'Acqua e Sapone. Forse sul primo vero tiro in porta arriva il vantaggio dell'Acqua e Sapone. Acqua e Sapone 1 Lazio Calcetto 0. Vediamo ora se c'è subito la reazione biancoceleste. Ah, ok.
Ferretti. Chiuso Ferretti, può ripartire Ranalli. Fase confusa del match. Ora prova a lottare sul pallone. Scarabotti fa carambolare il pallone sull'avversario, guadagna rimessa laterale. Ferretti. Scarabotti. Bernardini. Chiusi tutti gli spazi, si deve tornare dal portiere che lancia lungo ancora per Bernardini. Fermato da Trabucco che però si allunga il pallone che termina fuori. Bernardini, Ferretti. Ancora Ferretti a ricevere, zona centrale del campo, alza la testa. Passaggio intercettato, rimessa per la Lazio. Bernardini. Gioca sulla destra il pallone, Ferretti. Gioco di gambe, se ne va, dal fondo la mette in mezzo. L'uscita tempestiva del portiere dell'Acqua e Sapone. Allora contropiede, è un 2 contro 1. Il diagonale però, di poco a lato. Occasione Lazio, occasione Acqua e Sapone. Grande occasione qui per il 2-0 dell'Acqua e Sapone. Si salva. In questo caso la difesa biancoceleste. Ora Del Conte a rimettere il pallone in gioco. Lancio lungo di Francesco Antonio. Direttamente sul fondo dall'altro lato. Ferretti. Scarabotti. Ferretti. Prova a prendersi tutto il campo qui la Lazio. Anche troppo, infatti il pallone termina fuori. Allora Acqua e Sapone con Petricca. Deve liberarsi del pallone, lo fa velocemente. Questo favorisce il recupero della stessa da parte della Lazio. Scarabotti a campo, se lo prende, poi la gioca in verticale per Bernardini, il sinistro di Bernardini, la prende a terra di Francesco Antonio, che sul rilancio intercettato da Ferretti, allora possibilità per la Lazio, il sinistro di Ferretti, si distende di Francesco Antonio e la manda in calcio d'angolo. Secondo calcio d'angolo per la Lazio. Ferretti non può arrivare sul pallone. Petricca. Ancora Petricca a cercare in profondità Marrazzo. Deve uscire il portiere e evitare guai. La Scaraventa il più lontano possibile. Non precisa qui la manovra dell'Acqua e Sapone. Due squadre che hanno dominato i loro rispettivi gironi nella fase preliminare, ma che poi nella semifinale si sono viste sconfitte rispettivamente dall'History Roma la Lazio e dal Record Briesco l'Acqua e Sapone. Acqua e Sapone che ora prova l'inserimento non fortunato di Del Conte, che non trova la porta. Ferretti. Elegante Ferretti per Scarabotti. Ancora Ferretti, è dappertutto oggi il numero 10 della Lazio, la gioca qui per Bernardini. Chiuso il capitano. Marrazzo parte da dietro, prova ad impostare per lo scatto di Petricca. Scarabotti in due tempi lo chiude. Marrazzo in una zona dove non c'è nessun suo compagno. Ancora Marrazzo però a recuperare dal suo errore. Allora ancora una possibilità per l'Acqua e Sapone.
Marrazzo di tacco, elegante per Del Conte, esce in uscita bassa, portiere della Lazio, ferma l'offensiva dell'Acqua e Sapone. Bernardini. Intercettato il lancio qui, e allora può ripartire Petricca. Va dall'altra parte Petricca, si gira bene Brasili, tutto solo Del Conte in mezzo, non gli arriva il pallone, siamo già dall'altra parte. Bernardini. Ferretti rischia ma mantiene il controllo del pallone. Scarabotti in verticale trova il corridoio giusto per Ferretti, uno contro uno, punta l'avversario Ferretti. Non si accorge del ritorno di Marrazzo, che ora può ripartire. Lui uno contro uno, lo ferma Scarabotti. Con un fallo, non poteva fare altrimenti. Calcio di punizione a questa Sapone. Avanti di uno in questa finale. Berlil, gradino più basso del podio. Categoria giovanissimi, under 15. Calcio di punizione interessante adesso per i neroazzurri. Sistema due uomini in barriera il portiere. Sembra intenzionato ad andare Marrazzo. Il destro e si insacca sotto l'incrocio. Gran gol qui di Marrazzo, che piega le mani al portiere della Lazio e fa 2-0. Portifero che si insacca sotto il set del portiere biancocelestro, che nulla può se non raccogliere il pallone. Mattia qui non ha potuto nulla. Consegnarlo ai propri compagni. Lazio adesso sotto di due gol, ma subito la reazione biancoceleste con il colpo di testa. Poco al lato, calcio d'angolo comunque per la Lazio. Se ne incarica Ferretti, che lo batte all'indietro. Alto, il sinistro di Palmeggiani. Trabucco. Chiuso Trabucco. Allora ancora contropiede per l'Acqua e Sapone, il sinistro. E la parata in tuffo del portiere della Lazio. Mattia. Calcio d'angolo battuto corto, ricomincia Marzuoli dal suo portiere di Francesco Antonio. Palmeggiani, c'è tempo ancora per la Lazio per riprendere in mano la partita, ma due gol da rimontare all'Acqua e Sapone. Ora ci prova con l'inserimento sulla sinistra di Scarabotti, spalla contro spalla, regolarissimo di Brasili. Brasili ancora, destro, palla per Trabucco, uno contro uno, la prova a far passare. Ferretti rinviene su di lui. Trabucco sul pallone, lo gioca all'indietro, Marzuoli. Alzo di sinistra, uno contro uno, salta Scarabotti, poi ricomincia da Marzuoli. Pressing alto della Lazio, che funziona. Ultimo tocco però, premia ancora l'Acqua e Sapone. Ranalli. Ancora Ranalli, dal fondo la gira, Mattia la fa sua. Palmeggiani, va Palmeggiani. Spinto, resiste, poi non si concretizza il vantaggio. Calcio di punizione, prova a portare tutti i suoi effettivi avanti la Lazio. Baiocco osserva il movimento dei suoi, vuole comunque un uomo in barriera di Francesco Antonio. È pronto Baiocco a battere. Lo fa adesso col destro. Barriera a respingere. Poi non c'è fallo qui, allora può andare Baiocco. Dal fondo Baiocco. Non la controlla più. Con le mani di Francesco Antonio. Rischia l'anticipo. Palmeggiani. Che poi commette fallo sul suo diretto avversario. Calcio di punizione. Acqua e Sapone.
Ranalli pronto a batterlo. Brasili, sbaglia Brasili, ne può approfittare Baiocco. Rimessa solo per il numero 71 della Lazio, che la gioca all'indietro. Palmeggiani la tiene in campo, ma favorisce l'intervento di Ranalli, trattenuto vistosamente da Baiocco. Inevitabile l'ammonizione per il numero 71 della Lazio. Punizione a questa porta. Superata la prima metà del primo tempo, finale terzo posto. Montesilvano, Futsal Cup, edizione 2016, edizione numero 4. Pronto a battere Ranalli. Ancora Ranalli, si destreggia molto bene, marcato dagli avversari, la gioca sulla sinistra, è tutto solo Marzuoli, alto sulla traversa il suo sinistro. Occasione per l'acqua e sapone. Finisce alto sulla traversa bianco celeste. Rischiato di chiuderla qui, l'acqua e sapone, si è salvata la Lazio. Troppi spazi però nella difesa bianco celeste. Ora Palmeggiani non riesce a essere servito dal compagno, può ripartire l'acqua e sapone. Baiocco intercetta un passaggio che sarebbe stato molto pericoloso, avrebbe messo davanti al portiere Marzuoli. Rimessa laterale acqua e sapone. Pallone uscito qui. Alza la testa, cercano compagni liberi lì davanti. Baiocco, Palmeggiani allarga sulla destra, poi si torna a sinistra da Baiocco. Palmeggiani la gioca in profondità per lo scatto di Scarabotti. Rimessa Lazio. Palmeggiani cerca la soluzione migliore, poi è costretto a ricominciare da Mattia. Baiocco. Palmeggiani non controlla. E allora ancora acqua e sapone che può riportarsi in attacco. Anticipato però, allora Scarabotti ne può approfittare. Forse il pallone è troppo lungo. Così è. Ultimo tocco. Comunque di un giocatore dell'acqua e sapone. Rimessa Lazio, Baiocco. Alza la testa Baiocco, finta il sinistro. È un passaggio per Gatti. Si chiude la difesa dell'acqua e sapone. Baiocco, deviato il suo tocco. Arriva comunque il pallone a Gatti. Rimessa Lazio. Prova il forcing finale in questo, gli ultimi minuti di primo tempo la Lazio per cercare di riportarsi nella partita. Tiene alto il pressing, ma ancora poche le conclusioni dalle parti di Francesco Antonio. Ora ci prova Baiocco che alza la testa, poi la gioca per Palmeggiani. Il destro di Palmeggiani e la Lazio accorcia le distanze, piega le mani e via di Francesco Antonio. 2-1, Palmeggiani. A pochi minuti dal riposo, la Lazio accorcia le distanze sull'acqua e sapone. 2-1, finale terzo posto, categoria giovanissimi. Era la cosa migliore trovare un gol prima dell'intervallo per la Lazio. Ci è riuscita con uno dei suoi marcatori migliori, Palmeggiani, che anche qui recupera il pallone e lo gioca per Bernardini. Recupera però l'acqua e sapone, tocco con un braccio, tutto regolare per l'arbitro, Baiocco riparte. Baiocco se ne va, si libera il sinistro di Baiocco, 2-2 Lazio, la recupera in 3 minuti, Baiocco 2-2. Che consente alla formazione biancoceleste di agganciare. La reazione della Lazio in questo finale di primo tempo. Finale terzo e quarto posto, lasciatemelo dire. 1-2 killer della Lazio, yes, che ha approfittato di un calo di concentrazione dell'acqua e sapone.
tutto da rifare per i neroazzurri. Trabucco fermato, ancora Lazio. E ora che l'inerzia della partita, che rischia di essersi spostata a favore della Lazio, che vuole completare la rimonta addirittura prima dell'intervallo. Vediamo se ci riesce la formazione bianco-azzurra. Qui il tocco troppo lungo per Baiocco, Di Francesco Antonio la fa sua. Pronto alla rimessa Trabucco. Marrazzo. Difende palla, poi la gioca per Del Conte. Lungo linea di Del Conte. Fischio dell'arbitro, ancora calcio di punizione. La spinta di Bernardini. Sul pallone il numero 2 dell'Acqua e Sapone. Mi ritorna adesso il pallone Del Conte. Ancora Del Conte. Scambio nello stretto dell'Acqua e Sapone, che riesce Baiocco a chiudere. Ora Bernardini a recuperare il pallone. Lo perde però e allora può ripartire l'Acqua e Sapone. Marrazzo non trova il filtrante. Rimessa comunque in zona d'attacco per l'Acqua e Sapone. Del Conte. Marzuoli. Ancora Marzuoli. È tutto solo Marzuoli. Di poco al lato. Poteva fare meglio forse qui. Marzuoli. Bernardini, Baiocco, sull'out di destra si torna da Bernardini, Baiocco in sinistro, non preciso questa volta, Marrazzo. Baiocco la intercetta, riparte, alza la testa Baiocco, destro, sinistro, deve uscire il portiere, la porta è sguarnita, spazza via la difesa dell'Acqua e Sapone. Manca un minuto alla fine del primo tempo, situazione di parità 2-2 al Palaroma, finale terzo e quarto posto tra Lazio e Acqua e Sapone. Baiocco, Bernardini. Si torna dal 71, chiuso questa volta, allora Bernardini, Gatti, Bernardini di tacco, Baiocco non la controlla, però l'ultimo tocco è di Marrazzo, rimessa Lazio, forse una delle ultime occasioni di questo primo tempo, deve stringere i tempi la Lazio, vediamo se lo fa, Gatti. Stop di Pento, controlla di destro, poi la dà sulla destra. Serie di rimpalli, l'ultimo tocco è biancoceleste. Di Francesco Antonio a rinvio. Marrazzo la gioca per Del Conte. Baiocco in profondità. Marzuoli. Marrazzo sulla sinistra, uno contro uno con Baiocco, se ne va Marrazzo, messo giù, calcio di punizione a questa pole. Arriva il time out chiesto dalla panchina. Può riprendere il gioco dopo il time out, forse ultima occasione di questo primo tempo, seguiamo la punizione per l'Acqua e Sapone. Occhio al movimento sul secondo palo di Marzuoli. Marcatura uomo scelta da... la Lazio qui. Battuta adesso la punizione proprio per Marzuoli.
Marzuoli 3-2 a quel sapone, il sinistro che non lascia scampo a Ponzo, 3-2. Riuscito. È il gol del nuovo vantaggio firmato a quel sapone, 3-2. Funziona alla perfezione lo schema sul calcio di punizione dell'Acqua e Sapone, che sorprende la distratta difesa della Lazio, che ora prova la reazione. Vediamo se gli concede un'ultima occasione l'arbitro. Mattia. Non preciso Mattia. Marzuoli, Del Conte, uno contro uno con Bernardini, riesce a smistarla a sinistra, si libera il numero 6 dell'Acqua e Sapone dal fondo, il palo a salvare Ponzo. Solo applausi per questa giocata magica, conclusione sul palo, Acqua e Sapone ancora pericolosa. Bernardini, Baiocco. Prova a innestare il movimento delle sue punte, ma perde pericolosamente palla la Lazio. Del Conte si supera Ponzo, la respinge con il piede. No. E su questo dice miracolo, no, di Ponzo finisce il primo tempo. 3-2 per l'Acqua e Sapone al termine dei primi 25 minuti. Sulla Lazio si va, riprende il secondo tempo adesso tra Lazio e Acqua e Sapone. Si ricomincia sul punteggio di 3-2. Per i neroazzurri, che nel finale di primo tempo si sono riportati avanti grazie al sinistro di Marzuoli. Nel primo tempo c'è stata però la reazione della Lazio, vediamo se ci sarà anche nella ripresa. Ferretti adesso ad impostare, testa alta per lui. Ancora Ferretti. Nel primo tempo tutte le azioni principali sono iniziate dai suoi piedi. Ora si torna da Ponzo. Scarabotti. Ora c'è spazio per Palmesani. Chiuso però. Allora può partire il contropiede. Marzuoli la tocca avere il suo numero 7. Trabucco. Si salva Baiocco in rimessa laterale. Ora uno contro uno, si gioca sulla destra, l'Acqua e Sapone, si torna indietro da Ranalli, in verticale Ranalli, il corridoio per ancora Ranalli, alto sulla traversa il suo destro. Ponzo a rigiocarla con le mani, Scarabotti. Palmeggiani, Ferretti. Sinistro, destro, poi ancora Baiocco, il tacco, questa volta non si chiude il triangolo e allora può ripartire l'Acqua e Sapone. Marzuoli, Trabucco, Palmeggiani a dirgli di no, può ripartire in 2 contro 1 la Lazio, rientra però velocemente la difesa dell'Acqua e Sapone, il sinistro provato da Ferretti, si distende a terra di Francesco Antonio, respinge la conclusione. Monteanu. Scarabotti. Palmeggiani. Scarabotti, Palmeggiani. Libero sulla destra Ferretti, si va invece da Scarabotti. Alto di destra per lui, si libera di un avversario, torna da Ferretti. Scarabotti. Si è liberato molto bene Ferretti, l'acrobazia. Pallone sul fondo. Di Francesco Antonio, la gioca lunga, Marrazzo di petto, la mette giù bene per l'inserimento di Del Conte, lo ferma senza fallo Scarabotti e riparte in contropiede, Ferretti sulla destra, c'è spazio per lui, troppo lungo il pallone, non può controllarlo il numero 10, Marzuoli, non preciso il pallone di Ranalli, si accartoccia Ponzo, fa ricominciare da Scarabotti. Cambio al volo, rientra Bernardini.
bomber assoluto della Lazio, 6 gol per lui fino adesso. Vediamo se anche oggi riuscirà a trovare il fondo della rete e a rimettere in parità il match. Scarabotti, Palmeggiani, c'è il corridoio sulla sinistra per Ferretti, se la prende Bernardini, deve uscire Di Francesco Antonio. Bernardini, Ferretti, libero Scarabotti a destra, riceve adesso Bernardini, Palmeggiani, Bernardini, uno contro uno, si porta sulla destra Bernardini, costretto a tornare sui suoi passi, a ricominciare da dietro, pallone schizza via. E allora siamo dall'altra parte con rimessa per l'acqua e sapone, di cui si incarica il numero 8, Marrazzo, non può controllare però, si prende anche un giallo qui, Ranalli ritarda l'azione della Lazio. C'è il cartellino giallo anche per il numero 8 nero azzurro dell'acqua e sapone. Possesso palla Lazio per centro, sotto di uno, finale, terzo posto. Bernardini supera la metà campo, poi torna indietro, ancora Bernardini, Ferretti cerca di non dare punti di riferimento in avanti la Lazio, tanto movimento ma siamo lontani, distanti, ora il filtrante per Bernardini. Si allarga Bernardini per liberare il sinistro, Di Francesco Antonio lo neutralizza. Marzuoli per Marrazzo, non controlla il numero 9. Ferretti, Scarabotti, Bernardini, Scarabotti, Ferretti. Ferretti con il destro a cercare ancora l'inserimento di Scarabotti. Si chiudono le maglie nerazzurre. Bernardini. Palmeggiani si fa vedere, si fa invece in mezzo. Scarabotti. Di prima Ferretti. Non va. Brasili, dove non c'è nessuno, Brasili larga le mani, quasi sconsolato Marrazzo, mentre riparte la Lazio. Scarabotti, Bernardini, 1-2 che non si chiude per il buon intervento di Brasili. Allora si ricomincia da dietro. Bernardini fa movimento davanti a sé, il suo compagno, va invece da solo Bernardini. Ferretti, ancora a cercare Bernardini, area di rigore, costretto ad uscirci. Allora riparte l'acqua e sapone, solo per un attimo però. Ferretti, Palmeggiani, Bernardini. Ancora Bernardini a ricevere, si libera di un avversario. Poi forse una trattenuta, non vista dall'arbitro. E allora Brasile a ricominciare, Del Conte. La tiene in campo Del Conte, poi la gioca in mezzo per Marrazzo. Anzi no, è Mammarella. Appena entrato il numero 10, prova subito a mettere pressione ai difensori laziali. Si guadagna, rimessa laterale Mammarella. Brasili. Trabucco fermato, e allora Scarabotti. Il destro di Palmeggiani. È proprio Mammarella a dire di no e a contrastarlo in partenza. Ora Ferretti. Lontani dalla porta, prova Ferretti, Bernardini. Trabucco, è uscito il pallone.
Scarabotti. Ferretti. C'è Palmeggiani libero a destra, servito adesso. Bernardini. Palmeggiani. Ferretti. La scucchiaia per Scarabotti, il pallonetto alto sulla traversa. Buona qui la manovra della Lazio, tutta in verticale. Lungo con le mani e Trabucco, attenzione, uno contro uno del numero 7, Trabucco ancora, allarga, poi Palmeggiani, rimessa laterale, fa movimento Trabucco, viene servito invece Mammarella, Brasili vicino a lui, prova a liberare il sinistro Mammarella, chiuso, ancora Mammarella sul pallone, l'ultimo tocco di un giocatore della Lazio. Brasili, chiuso del Conte dal buon intervento di Scarabotti. Trabucco, entrambe le squadre prediligono il gioco sulle fasce. Ora però Palmeggiani a recuperare il pallone, uno contro uno, poi ci sarà solo il portiere davanti a lui, anticipa la conclusione di poco a lato. Deiezione però, calcio d'angolo Lazio, primo della ripresa, lo batte all'indietro per Scarabotti. Ponzo, Scarabotti, Palmeggiani, Bernardini. Difende palla Ferretti, Ferretti se ne va, se la porta sul sinistro, poi allarga per Bernardini. Mammarella in calcio d'angolo. Secondo in pochi minuti, calcio d'angolo per la Lazio che prova a spingere alla ricerca del gol del pari. Palmeggiani in mezzo per Bernardini, fa il movimento dietro la difesa, riceve il pallone, non lo controlla poi. Marzuoli, Scarabotti lotta sul pallone, si aiuta con le mani. Calcio di punizione a Questapone. Ranalli, in profondità Ranalli, difende palla qui la punta dell'Acquestapone, poi ancora Ranalli in mezzo. Ponzo allunga i tentacoli e la blocca. Baiocco, riceve ancora Baiocco, allarga per Bernardini. Ferretti, Bernardini da dietro con il destro, una deviazione a favorire Scarabotti, si accontenta del calcio d'angolo il numero 5. Sotto il la squadra di questa finale, terzo posto. Categoria. Ferretti alza la testa, punta la porta, poi scarica per Baiocco. Baiocco, c'è spazio, lo prende Baiocco, il destro un po' collato. Protagonisti della prossima sfida, quella che metterà di fronte History Roma e il record di Escobar. Trabucco adesso, c'è spazio per lui, se ne va Trabucco, rimpallo, rischiava di favorirlo. Il gradino più basso del podio. Forza ragazzi, dagli Baiocco. Immagino siano i tifosi del Lazio che incitano i propri ragazzi. Ferretti, ancora da Scarabotti, non passa il pallone Marzuoli. Ecco di là di vedo. Scarabotti. Anche loro, scusate, avevo lo sguardo basso. Baiocco, cerca Bernardini. Nessun problema per Di Francesco Antonio. Quindi il lato, alla mia sinistra il lato è tutto bianco celeste, giusto?
Sì, no. Lotta da terra Marrazzo favorisce l'inserimento di Ranalli. Perfetto. Fermato con un fallo, allora, da Ferretti. Arriva anche il cartellino giallo per il numero 10 della Lazio. Calcio di punizione a questa porta. Sono voi quattro? Sparsi. Beh. Saluto anche i tifosi della Lazio, allora, per par condicio. Ci mancherebbe altro. Calcio di punizione a questa Pone sul pallone Marrazzo. Un solo uomo in barriera per Ponzo, che vuol vedere partire il pallone. Parte adesso Marrazzo con il destro. Ponzo ci arriva con la punta delle dita. Il calcio d'angolo, anzi rimessa laterale, battuta adesso. Se ne va in mezzo a due, poi scarica per Brasili. Ferretti spaccata, prova a raggiungere il pallone, non è possibile però. Allora Scarabotti libero a destra, riceve ora. Scarabotti, strano rimbalzo del pallone, non riesce a controllarlo. Poi il tiro cross di Marrazzo, Ponzo attento sul primo palo. Ferretti lascia l'impostazione a Baiocco, che avanza zona centrale del campo. Eccolo adesso Ferretti. Baiocco, movimenti davanti dei suoi compagni. Baiocco preferisce ragionare su Bernardini anticipato. Bernardini, movimento di Baiocco, servito adesso, Bernardini libero in area, prova invece la conclusione Ferretti, rimpallata proprio da Bernardini. Sfortunata qui la formazione biancoceleste, che insiste però, Scarabotti il destro, di poco al lato. Marrazzo ora, difende palla. Stinge però il calcio di punizione. Si avanza sul lato di sinistra Baiocco. Bernardini. Ponzo deve uscire per non evitare guai, la manda direttamente fuori. Mammarella, lotta Mammarella da terra, Baiocco gli leva il pallone, sciarpa. Ferretti si libera di un avversario, si accentra, tocco forse troppo corto, intercetta infatti il pallone il numero 10 dell'Acqua e Sapone, che si invola. Deve uscire Ponzo ai limiti della sua area di rigore. Ora Ferretti, il numero in mezzo al campo, pallone per Baiocco, out di destra. Se la porta sul sinistro Baiocco, rinviene su di lui Mammarella. Il forcing bianco celeste. Baiocco alla rimessa laterale. Baiocco. Ferretti. Sinistro a cercare Sciarra. Fallo, fallo della Lazio. Calcio di punizione. Punizione a questa pone. Marrazzo difende palla sull'attacco di Ferretti. Scintille 3-2, si sistema tutto. Mammarella. Del Conte. Marrazzo, Mammarella, uno contro uno con Baiocco. Chiama palla Ponzo, ma Baiocco fa tutto da solo. Riguadagna comunque, rimessa laterale, il numero 71 della Lazio. Baiocco. Bernardini. Bernardini ancora, alla smista a sinistra, Sciarra,
Ferretti, sinistro destro, poi Bernardini, Ferretti, zona centrale del campo, costretto a ricominciare da Bernardini, gioca molto arretrato quest'oggi Bernardini, fallo poi di Mammarella su Baiocco, calcio di punizione Lazio. Quando mancano poco più di 5 minuti alla fine della partita, calcio di punizione Lazio che cerca il gol del pareggio, forcing finale, un uomo in barriera solo per Di Francesco Antonio, sul pallone Baiocco decide di ragionarci su Bernardini, in mezzo a due Bernardini, Marzuoli può recuperare e ripartire, Marzuoli è veloce il numero 4 dell'Acqua e Sapone, non riesce a prendere velocità perché lo ferma Ferretti, poi da dietro Scarabotti, Baiocco, ancora il 71, Ferretti, Sciarra sulla destra, si va invece dall'altro lato dove agisce Baiocco, Bernardini si gira, lo fa bene, chiuso, rimessa laterale, Sciarra alla battuta, Ferretti, corridoio per Bernardini, al problema di girarsi, si aiuta con un braccio, lo vede l'arbitro, calcio di punizione a questa Sapone. Del Conte, scucchiaia per Marrazzo, Sciarra allora messo in movimento da Ponzo, ora Sciarra, il pallone è uscito, Del Conte, ora possibilità per il numero 7, chiuso all'ultimo momento dalla scivolata provvidenziale di Sciarra, calcio d'angolo a questa Sapone, se ne incaricherà lo stesso Trabucco, movimento di Brasili in area di rigore, sbaglia tutto qui, e allora forse una delle ultime possibilità per la Lazio che non perde tempo, Ferretti entra in area di rigore, Ferretti, l'uscita rischiosa di Di Francesco Antonio, il pallonetto di Ferretti di poco, alto sulla traversa, ha rischiato qui Di Francesco Antonio lasciando sguarnita la sua porta con un'uscita a dir poco azzardata, si è salvato però Brasili, questo derby tutto italiano per il terzo posto con l'Acqua e Sapone che vede vicina la vittoria, ma mai dire mai con questa Lazio, ci ha abituato a rimonte anche quest'oggi. Vediamo ora Ferretti, Bernardini, si libera di Del Conte, si libera anche del secondo avversario, serie di rimpalli che rischiano di favorire Baiocco, Baiocco il numero di Di Francesco Antonio, calcio d'angolo, ci vuole ragionare sulla panchina, time out chiesto dai biancocelesti, ultimo giro d'orologio, riprende il gioco adesso dopo il time out, 60 secondi al fischio finale, deve stringere i tempi la Lazio per evitare la sconfitta, prolungare almeno questa finale per il terzo e quarto posto ai calci di rigore, gol da recuperare, ora Palmeggiani nella metà campo della squadra in maniera alla Cardio Palma, Baiocco, Ferretti alla ricerca almeno del pari, viene consentito per andare al calcio di rigore, c'è Baiocco vicino a Ferretti che prova invece la conclusione, la fa sua Di Francesco Antonio, Marrazzo ora direttamente dal rinvio del portiere la tiene vicino alla bandierina, come si direbbe nel calcio 11, guadagna forse il massimo da questa situazione, anzi no, è stato lui a commettere fallo, quindi punizione azzurra, no, era, avevamo visto bene calcio di punizione per l'Acqua e Sapone che tiene distante la Lazio questi ultimi secondi di gioco, vediamo se la chiude l'Acqua e Sapone, movimento sul secondo palo,
sbagliato il tocco, allora il portiere la ributta in avanti direttamente da Ponzo, che la gioca veloce per Ferretti, uno contro uno con Trabucco, spazza dietro a Bucco, rimessa in zona d'attacco, forse l'ultima occasione del match. Baiocco, si può giocare dice l'arbitro, allora la Lazio che spinge, Ferretti, Palmeggiani, Baiocco anticipato, fa carambolare il pallone sull'avversario, rimessa laterale, deve affrettare i tempi la Lazio, Ferretti, Palmeggiani si libera sulla destra, non lo vede Ferretti, lo serve solo adesso, Palmeggiani dal fondo, calcio d'angolo Lazio. Calcio d'angolo Lazio. Ultima occasione forse, non sale il portiere, se la gioca con solo gli uomini di movimento la Lazio. Palmeggiani, Bernardini, Ferretti, Palmeggiani, Bernardini, il pallone scotta. Bernardini allarga per Palmeggiani, ancora Palmeggiani, Baiocco, vertice dell'area di rigore, Ferretti. Non c'è spazio per liberare il destro, si chiudono le gambe di Brasili. Baiocco ad alimentare l'azione. Resiste alla carica di Brasili, poi scarica per Ferretti, spazio per lui. Si allarga a sinistra, la conclusione, il salvataggio miracoloso sulla linea di Marrazzo, che salva il gol del pareggio della Lazio. Intervento che vale quasi come un gol quello di Marrazzo. Palmeggiani ora, strepitoso di Francesco Antonio. Questa volta ci penso il portiere della questa Sapone. E arriva adesso il triplice fischio dell'arbitro. Mani al cielo per l'acqua e Sapone, che vince la finale terzo e quarto posto, battendo la Lazio 3-2 e si aggiudica la medaglia di bronzo in questa Montesilvano Futsal Cup, categoria giovanissimi.